video di oggi andiamo a realizzare una grafica per Pasqua. Può essere utile per realizzare qualche vostra idea pasquale. Andiamo a realizzare prima degli elementi e poi andiamo ad assemblarli in una composizione grafica. Per questo tutorial andiamo a utilizzare Illustrator, un file nuovo, ci facciamo un A4 e facciamo crea. Ok, per prima cosa andiamo a realizzare con l'ellisse un cerchio. Prendiamo lo strumento ellisse e andiamo a creare un'ellisse. Andiamo a prendere sempre lo strumento ellisse e andiamo a creare un'ellisse qui al suo interno. Dobbiamo trovarci una cosa di questo tipo. Questo qui lo andiamo a togliere di traccia, vedete, e andiamo a metterlo, a farlo rosa. Qui la traccia, o qua andiamo, la facciamo un po' più chiara. Ed ecco qui. Andiamo a rimpicciolire premendo Shift e Alt e potete fare questo. Ruotiamo, andiamo su oggetto ordina porta sotto e poi qui andiamo a fare oggetto raggruppa. Premiamo Alt e ci ruotiamo questo. Prendiamo adesso il cerchietto del nostro coniglio e andiamo a prendere il contagocce così facciamo la stessa traccia. Prendiamo l'ellisse, andiamo a crearci degli occhietti. Mettiamo riempimento nero e mettiamo qui e l'allarghiamo di questo modo. Andiamo a prendere uno strumento ellisse e andiamo a fare tipo delle guanciotte. Prendiamo il contagocce e andiamo qua, aggiungiamo qui un po' di arancione. Andiamo sull'opacità qui in alto e andiamo ad abbassare l'opacità e mettiamo qui. Facciamo la testa un po' più ovale. Saliamo tutto su, rimpiccioliamo un po' gli occhietti con il pennello mettendo una traccia. Ora andiamo a creare ad esempio anche un piccolo pulcino, prendiamo sempre lo strumento ellisse e facciamo un ovale, mezzo così. Fatto questo andiamo a mettere il colore giallino, andiamo sul giallo e andiamo a abbassare un po', vedete, l'opacità aggiungendo anche un po' di magenta. Andiamo qui e togliamo la traccia. Prendiamo la freccia bianca e voglio stringere facendo in questo modo. Vedete? Ecco qui. Ora prendiamo il pennello e facciamo tipo le ali. Vado a chiudere in questo modo. Mettiamo e qui lo facciamo arancione. Oggetto ordina porta sotto. E andiamo a fare, vedete, una cosa di questo tipo. Ok, duplichiamo, lo portiamo di qua, andiamo su riflessione e ruotiamo. E ce lo portiamo qui. Ecco qua, vedete, dovete avere una cosa di questo tipo. Qui stringiamo un pochino per fare una cosa di così. Andiamo a prendere qui lo strumento poligono, clicchiamo e facciamo tre punte che andiamo a fare il beccuccio. Duplichiamo e ce lo mettiamo così. Prendiamo questo, lo ruotiamo per fare tipo un effetto di questo tipo e questo andiamo a fare di un altro colore. Prendiamo lo strumento ellisse, andiamo a creare un cerchio, prendiamo la freccia bianca e andiamo a eliminare la traccia. Andiamo qua, facciamolo nero e andiamo a mettere questo spessore. Prendiamo il contagocce e facciamo il beccuccio come questo. Prendiamo sempre anche qui le nostre guanciotte, duplichiamo,
lo mettiamo qui. Ed ecco qua. Andiamo adesso a creare un uovo di qua. Prendiamo un cerchio e facciamo il nostro uovo. Prendiamo il contagocce, prendiamo dei cerchietti, porta in primo piano. Mettiamoli così, poi cambiamo i colori, vedete, facendo dei colori. In questo modo. Ok, adesso abbiamo creato degli elementi, ce li spostiamo qua. Andiamo adesso a realizzare. Intanto imposta il documento e ci andiamo a creare un quadrato. Lo facciamo 18x18. Ok, andiamo a creare il nostro rettangolo adesso che andiamo a mettere qui e lo andiamo a fare tipo celestino. Celeste chiaro. Andiamo adesso a prendere lo strumento ellisse e facciamo un cerchio. Questo cerchio lo andiamo a fare di un blu più scuro. Ci selezioniamo il tutto, ce lo centriamo e ce lo mettiamo qui a bene al centro. Ok, adesso vado a realizzare delle piccole nuvole. Quindi mi vado a creare con il bianco delle nuvole, quindi vado qua al largo, seleziono il tutto, vado ad apprendere elaborazione tracciati e faccio unifica. Prima di fare unifica, mettiamo un attimo posizionate come si deve. Seleziono tutti i cerchietti che ho fatto e mettiamo qua. Duplichiamo e andiamo a fare qua. Ora prendiamo il contagocce e lo vado a fare rosa. Senza trasparenza, abbassiamo un po' l'opacità, un po' il colore e andiamo a fare questo. Andiamo a prendere lo strumento rettangolo. E andiamo a fare questo. Mi seleziono tutto, ma mi deseleziono con lo shift quello che non voglio prendere. Vado su unifica ed ecco qui, vedete, lo mettiamo qui. Mettiamo questo, lo facciamo diventare bianco. Questo lo facciamo così, uniamo e facciamo unifica. Andiamo a selezionare tutto, oggetto ordina, ordina porta sotto, questo lo andiamo a fare blu scuro e lo andiamo a fare qui, abbassiamo un po' l'opacità. Ok, fatte queste nuvole e fatto tutte queste cose, mi vado a prendere adesso il mio coniglietto oggetto. Raggruppa e me lo vado a mettere qui. Andiamo a togliere le tracce per rendere il tutto un po' più morbidino e lo mettiamo qua. Il coniglio messo qui, invece andiamo a prendere questo raggruppa, ce lo spostiamo qui, ci aggruppiamo anche questo
togliendo sempre anche qui la traccia e lo mettiamo qui. Allora, il coniglietto lo portiamo qui in primo piano, lo mettiamo qui e andiamo oggetto ordina porta dietro, in modo che mettiamo tutto quanto fatto così. Qua rimpiccioliamo e così. Ok, adesso abbiamo creato questi elementi. Adesso a questi elementi noi dobbiamo andare a dare un effetto. Allora, su questo andiamo a dare effetto stilizzazione ombra esterna. Andiamo a dare come colore un rosa. Ok, spostiamo verso su e andiamo ad abbassare semmai il colore. Ok, andiamo a fare anche questo effetto applica ombra. Effetto stilizzazione ombra esterna e qui andiamo a dare un blu. Ok. E qui andiamo a dare applica ombra esterna, la stessa ombra. Ok, adesso andiamo a fare oggetto, modifica, copia, modifica, incolla sopra. Adesso io mi porto ordina porta in primo piano. Questo qua lo mettiamo un attimo come traccia. Questo che è qui e sotto, vedete quello con il riempimento, lo vado a bloccare. Ora seleziono, vedete questo, mettiamo questo qua che abbiamo messo come traccia in primo piano, seleziono tutto tranne questo, vado a fare tasto destro, crea maschera di ritaglio e dovremmo trovarci una cosa di questo tipo. Adesso questo me lo porto un po' più giù, mi posiziono, vedete anche il coniglietto un po' più giù, le uova. Le possiamo mettere anche qui. Questo anche qui duplicato. Ok, e dovremmo trovarci una cosa di questo tipo. Adesso io però gli voglio dare delle ombre. Allora, intanto andiamo a dare le ombre qui. Prendiamo la freccia bianca e vado ad applicare e gli vado a dare la stessa ombra blu che gli ho dato qui. Ora io devo andare a dare l'ombra al coniglietto. Stilizzazione ombra esterna, glielo diamo grigio, abbassiamo un po' l'opacità, facciamo 49, gli diamo ok, andiamo a dare anche a questo, adesso facciamo applica l'ombra esterna e applichiamo l'ombra esterna anche qui, applica, applica. Ok, adesso ci andiamo a sbloccare il nostro cerchio, vedete questo qui è fatto così, adesso questo qui lo andiamo a bloccare. Ok, adesso andiamo su questo, andiamo a dare effetto stilizzazione bagliore interno. Su bagliore interno qui andiamo a dare, vedete questo qua, un blu scuro. Gli diamo ok, mettiamo centrato. E qui mettiamo moltiplica bordo qui, l'opacità gli diamo 50 e la sfocatura 50 però. Ok, vedete? E andiamo a dare questo qua, possiamo anche dare un colore un po' più chiaro. E gli diamo ok, ecco qua, vedete, andiamo a fare un'ellisse adesso e andiamo a fare, lo posizioniamo qui in questo modo, ci spostiamo e scriviamo, prendiamo la freccia bianca. Ok, prendiamo la T adesso e scriviamo qui dentro Felice Pasqua.
prendiamo un carattere carino, lo mettiamo qua, lo andiamo a fare di bianco, andiamo su effetto stilizzazione, ombra esterna. Lo facciamo così, andiamo a prendere il rosa qui ed ecco qua. Andiamo a fare modifica copia, modifica incolla sotto, andiamo a dargli una traccia più scura, vedete? E andiamo a dargli qui angolo tondo. Ed ecco qui il nostro bigliettino. Possiamo dare degli effettini ed ecco qui. Prendiamo adesso, andiamo a sbloccare, sblocca tutto, andiamo su questo che è la traccia e andiamo a mettere una traccia bianca. Andiamo su traccia ed ecco qua. Abbiamo realizzato un effetto carino utilizzando Illustrator ma facendo una cosa originale. Con questo il video è finito e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti.